Buongiorno a tutti, io sono Angelica e sono con Chloe e Stefano. Ciao a tutti. Ciao. Questa è la prima puntata del nostro podcast La Mafia Italiana spiegata da ragazzi. E noi siamo ragazzi di secondaria di primo grado. Ogni martedì uscirà una nuova puntata. Allora, tutto bene? Sì, tutto bene. Sì. Tu Angelica come stai? Bene, bene. Siete pronti? Sì, certo. Stefano, vuoi spiegarci cos'è la mafia? Va bene. La mafia è un'organizzazione criminale con radici nel sud, principalmente nel sud Italia, che poi si è andata a sviluppare anche nel nord Italia, nel resto dell'Europa e nel resto del mondo. Volete altro? Sì, vai pure avanti. Okay. Principalmente ciò che interessa ai mafiosi è il potere economico, cioè i soldi che riescono a ottenere grazie al traffico di cose losche. E i mafiosi fanno anche affari con i politici in modo da ottenere voti e protezione. La mafia può arricchirsi e diventare sempre più potente con il cosiddetto pizzo. Grazie Ste, spiegazione molto bella e ricca di dettagli. Ora ragazzi vorrei avere la vostra attenzione, vorrei farvi delle domande riguardanti argomenti della mafia. Tranquilli, sono domande molto facili, non dovete preoccuparvi. Allora, qual è l'organizzazione mafiosa della Sicilia? Io. Vai Angelica. Cosa Nostra. Brava, corretta. Stefano, invece qual è quella della Campania? 'Ndrangheta? No, ho sbagliato, mi spiace. Angelica, vorresti correggerlo? La Sacra Corona Unita? Ma dai ragazzi, sono sbagliate tutti e due. Meno male che erano delle domande facili. È quella della Camorra. Vabbè, riproviamo con Stefano. Qual è quella della Puglia? La Sacra Corona Unita. Bravo, giusta. Angelica, invece quella della Calabria? Vabbè, dai, l'unica che manca, 'Ndrangheta. Brava, corretta, l'hai anche pronunciata in modo corretto. Invece, qual è il significato della parola pizzo? Io lo so. Vai, Angelica, qual è? È un materiale che si mette sui vestiti. Ma come? No, io forse lo so. Vai, Stefano, prova è tu. È la barbetta. Ma come? Ma ragazzi, ma in che pianeta vivete? Meno male che c'è Mattia che ce lo spiegherà. Mattia, spiegaci cos'è il pizzo. Immaginate di avere una panetteria e che questa panetteria sia in un quartiere mafioso. Ecco, spesso i mafiosi chiedono una somma in denaro al panettiere per continuare a tenere aperto il negozio. Questa somma di denaro è il pizzo. Cosa succede se il nostro panettiere non paga il pizzo? Beh, i mafiosi potrebbero danneggiare o distruggere il negozio o addirittura uccidere il panettiere o uno dei suoi familiari. Grazie Mattia per la tua spiegazione. Ora ragazzi, avete capito cosa vuol dire la parola pizzo? Ma sì, dai, ci eravamo solo persi in un altro mondo. Io ero fermo alla barba. Grazie a tutti di averci ascoltato. Noi siamo Chloe, Angelica, Stefano e Mattia e siamo dei ragazzi della secondaria di primo grado di Casellandi. Vorremmo farvi un piccolo spoiler riguardante la prossima puntata. Nella prossima puntata parleremo dell'organizzazione mafiosa della Sicilia, Cosa Nostra. Ciao. Ciao.